palla al limite dell'area, soffia in maniera pulita la sfera, rilancia Gonzalo Romero e il Nolo fa partire un missile che si insacca. Antigioco, Thiago Sosa adesso, la sfera però riconquistata, là Gonzalo Romero a tu per tu, là l'appoggio dolcissimo e bellissimo di Romero che ha messo a sedere il portiere. Comunque per tornare da questi a Gonzalo Romero, missile e doppietta di Romero, e quando tira da lì non ce n'è per nessuno. Viene intercettata da De Oro, poi la lotta alla balaustra, la meglio il giocatore del Montreux, attenzione il passaggio, il tiro e il gol. Servito molto bene sul palo lontano Bertran. Se non... L'attaccante che si è trovato in una posizione abbastanza angolata, invece è intanto il gol subito di De Oro. È chiaro che la differenza c'è, si vede. Io dicevo, è stato bravo. Ora... ci siamo, parte il segno dell'arbitro, il tiro là! Mamma mia, tirato e alla grande la piazza in... Sosa cerca di mettere una sfera al centro, ma c'è lì un signore che si chiama Torner che se la porta via. Ne fa fuori uno, due e ci regala uno di quei capolavori che sono i grandissimi. La sfera serve Pagnini che punta l'avversario, tenta l'alza e schiaccia, niente da fare, para il portiere, ma la sfera ancora per il tiro di Pagnini e c'è il gol. Ormai aveva già superato. Intanto una conclusione, gran gol di Maremmani che va a centrare l'angolo opposto a quello su cui è piazzato il portiere, manovrando in questo momento con Torner il tiro, il gol, il fulmine di Torner dopo 6 secondi. Il fallo di Armero, battuta parte Romero, questa volta non Torner, movimento in pista, Gonzalo Romero supera l'avversario, il missile, mamma mia ragazzi, quando arriva la tre quarti è implacabile il Nolito. Ritorna a sfera, poi è Torner, porta via pallina, Torner si allarga là, e beh insomma signori, qui consentitemelo, quando era recuperata però dal forte dell'arma in Compagnini, rilanciata per Cinquini, tiro di Cinquini, eccolo là anche lì sul tabellino, 12-2. Tutto pronto per la battuta, parte in questo momento Chicco Rossi davanti a Seoverson. Ci prova, niente da fare. Cinquini va a chiudere la gara sul risultato di 12-1.